Il 1 luglio hanno avuto inizio i lavori per il recupero e la valorizzazione dell'ex teatro Cinecittà di Chivasso, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e oggi, martedì 16 luglio, l'amministrazione comunale, insieme a Città Metropolitana, all'Agenzia del Demanio e alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio, ha organizzato un sopralluogo al cantiere. Si tratta di uno degli interventi più significativi del piano urbano integrato, elaborato da Città Metropolitana, ha dichiarato il consigliere metropolitano Pasquale Mazza durante la presentazione dei lavori. Un investimento che vale 2,8 milioni di euro. Un importante impegno che rientra in Torino Metropoli Aumentata, abitare il territorio, il piano che ha permesso l'avvio di ben 47 interventi sul territorio. Grande la soddisfazione del risultato raggiunto nelle parole del sindaco di Chivasso, Claudio Castello. L'importanza di questa giornata è l'inaugurazione dell'inizio lavori, del rifacimento di quello che è stato appunto il nostro Cinecittà, che adesso verrà trasformato in un teatro di 240 posti, molto importante per questa città che ne aveva proprio bisogno, perché abbiamo il teatrino civico che è un 100 posti, però 240 posti è il giusto compromesso per una città di 27.000 abitanti come Chivasso. È importante la presenza di tutte queste persone, degli attori e della città metropolitana, perché l'importanza di questo progetto è anche il finanziamento di circa 2.800.000 euro che, grazie all'egida della città metropolitana, siamo riusciti a portarlo a casa nell'ottica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cui 2.800.000 euro, a cui verranno aggiunti circa 500-600.000 euro da parte del Comune di Chivasso, che si completerà quest'opera di 240 posti. Le prossime fasi sono in primis l'abbattimento del muro in mattoni alle nostre spalle, che consente l'accesso all'area di cantiere anche da Via Roma e in particolare soprattutto consente la via di esodo dell'Agenzia delle Entrate verso Via Roma, perché sennò in questo momento rimane delimitata nell'area di cantiere. Contestualmente verrà demolito l'avancorpo che vedete sempre alle mie spalle, per poi ricostruirlo dove verranno alloggiati i servizi igienici e i locali tecnici del teatro. Queste sono le primissime fasi delle lavorazioni previste nel cronoprogramma. Fine lavori è prevista in 576 giorni dal 1 luglio, quindi si stima circa fine 2025.